La buona notizia di questa settimana è che ci sono molti giovani, tantissimi per fortuna, che non vanno dietro alle mode del momento, che non si sparano video da pubblicare su TikTok, che sperano di diventare influencer o ambiscono a facili guadagni con foto hot su OnlyFans. Ci sono molti giovani che in questi giorni, a seguito dell'immane tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, si stanno letteralmente facendo in quattro per spalare fango e acqua. Sono centinaia, sono belli, sono forti, sono stanchi ma felici. Adoro questi ragazzi, li adoro perché fisicamente non sono affatto diversi dagli altri, ma lo sono nella testa, negli ideali, nell'animo. Adoro questi ragazzi perché sono un esempio per tutti gli altri. E a loro dedichiamo il nostro pensiero, la nostra gratitudine per quello che fanno. A loro, e solo a loro, dedichiamo la buona notizia di questa settimana. Bravi ragazzi! Se vuoi segnalare una buona notizia che secondo te merita di essere divulgata, scrivi a solobuonenotizie@termolionline.it. Grazie! E buone notizie per tutti.